Mancano ancora 3 anni, ma la posta in gioco è troppo alta per non prepararsi in tempo. Horizon 2020 sta arrivando a conclusione ed è già il momento di pensare al nono programma quadro della ricerca europea, destinato a coprire il settennio 2021-2027. Horizon, con i suoi 80 miliardi di euro, rappresenta l'8% della spesa complessiva dell'Unione Europea e la voce più importante tra i fondi erogati direttamente da Bruxelles. Recentemente APRE, l'Agenzia per la Ricerca Europea, ha realizzato un'analisi della partecipazione italiana all'attuale programma che registra un tasso di successo inferiore a quello di altri paesi. Delle oltre 42.000 partecipazioni, solo l'11,9% viene finanziato, evidenziando un problema di qualità delle proposte. L'Italia si colloca al quinto posto tra i paesi UE come partecipazione. Rispetto ai programmi precedenti c'è stato un miglioramento, ma ci sono ancora spazi di crescita. Del futuro del programma quadro si è discusso in un incontro al CNR promosso da APRE e dal Ministero dell'Istruzione, in cui si è sottolineato come questa sfida possa essere di stimolo a diventare più moderni, efficienti e dinamici, coinvolgendo più efficacemente anche le piccole imprese. Noi ci aspettiamo al prossimo programma quadro certamente più risorse, perché l'agenda della ricerca e innovazione è l'agenda più deficitaria del budget dell'Unione Europea, ma soprattutto ci aspettiamo un cambiamento un po' di paradigma di come questi fondi verranno utilizzati. Vorremmo vedere meno bandi, vorremmo vedere una maggiore concentrazione sulle iniziative importanti, vorremmo vedere una logica più orientata alle grandi missioni e alle grandi sfide tecnologiche su cui l'Europa deve dare delle risposte molto, molto concrete. Insomma, deve anche un po' cambiare la governance e le modalità con cui si dà attuazione al nuovo programma quadro. La partecipazione, ad esempio, delle PMI italiane a Horizon 2020 è certamente migliorata, è una delle aree di miglioramento maggiori. Certo, bisogna dare a questi programmi anche una caratteristica di forte inclusione, perché questi programmi devono rendersi utili per la società e per l'economia, e la partecipazione delle PMI è fondamentale. Su questo occorre molto lavorare di più sulla costruzione dei consorzi e occorre molto lavorare diciamo, sullo stimolo, l'incentivazione alla domanda di innovazione da parte delle piccole e medie imprese. È dunque una fase propositiva in cui è importante anche farsi ascoltare a Bruxelles, cercando inoltre di far conoscere il mondo della ricerca ai cittadini. La priorità principale è la ricerca in generale per il nostro paese. E lo si sente spesso dire, però troppo spesso alle parole non seguono le azioni. Il nostro paese non è convinto fino in fondo del ruolo che la ricerca può avere per la crescita e soprattutto per l'occupazione. Quindi dobbiamo agire a due livelli, diciamo, a livello della popolazione di ricercatori, a livello delle amministrazioni e della politica, ma anche in genere a livello dei cittadini, che solo in alcuni casi percepiscono l'importanza della ricerca. Posso fare un esempio, l'esempio tipico è quello di Telethon. In quel caso il cittadino italiano non ha difficoltà ad investire perché vede immediatamente l'impatto di questo investimento in ricerca. Nel corso del dibattito su questi temi è stato evidenziato come le regioni devono maggiormente incentivare la ricerca per aiutare la competitività del territorio. Il programma inoltre andrà sfruttato anche per puntare su settori dove il finanziamento nazionale è insufficiente.